Buongiorno, buongiorno, con questo cappuccio buonissimo, la mia tazza, una tra le mie preferite, e tanta, tanta schiuma, la mia voce da sonno, ma soprattutto ieri, prima di dormire, ho fatto il plum cake fit, e adesso ce lo mangiamo, e qua vabbè c'è la mia integrazione che prendo tutti i giorni, e l'MSM, la vitamina C, è quello che mi fa crescere i capelli. Me lo chiedete sempre, non vedo l'ora di assaggiare il mio plum cake con il cappuccio. È da stanotte che mi sognavo la colazione. Sono data un attimo la sistemata, mi sono già vestita per allenarmi dopo e mi sono messa questo completino che avevo acquistato quando ero ancora incinta, tipo di 9 mesi, incinta di questo piccolo furfante che è qui che gioca con le mie cose. Amore, questi sono i prodotti finiti che devo ancora far vedere alle ragazze sul gruppo. E tra l'altro sto guardando la diretta di Elena, che è sul gruppo privato di trucchi.tv, che sta facendo i suoi, sta mostrando tutti i suoi preferiti, le sue tinte labbra preferite. Tra l'altro questa è molto bella. Aspettate che commento. Bella questa, questa è di Nabla. Che bel colore. Stupendo questo colore. Bravissima Elena, veramente brava. Brava, brava, brava. Guarda quanti colori. Quanti colori. Io ho una voglia pazza di comprare tinta labbra Nabla. Paura. Paura. Tra l'altro è una carrellata di colori nude pazzeschi, pazzeschi, veramente pazzeschi. Comunque, io ho qua la diretta che me la stavo guardando, Sebastian qui che sta giocando, io mi sono vestita, mi sto bevendo il caffè. Ah, e a proposito, se non siete ancora iscritti al mio canale, e mettete anche un bel like a questo video se volete vedere altri vlog, se vi piacciono i nostri family vlog. E oggi, a proposito di family vlog, sarà una giornata, allora, restauro completo per tutta la famiglia, perché taglierò i capelli a mostriciattolo qui sotto. Aspettate che lo prendo, che sto facendo, è in autonomia. Stavo dicendo, oggi sarà una giornata restauro perché taglierò i capelli a lui, che ce li ha ormai lunghissimi, veramente lunghissimi, a Ricky, che ormai anche lui li stanno crescendo, e anche ad Ale. Quindi devo capire un attimo come funziona la sua macchinetta, perché l'altra volta l'ho usata e sono andata un po' a casaccio. E invece io li taglierò domani, perché oggi invece mi faccio l'impacco all'enne, perché allora vi devo dire la verità, ho visto quei 4 peletti bianchi che stanno ricrescendo bianchi, quindi devo fare la ricrescita, e assolutamente non è più posponibile. Oddio, che bello quest'altro colore, oh mio Dio. Cioè, guardate quanti colori! Elena, scusami, ma sei entrata nel vlog. Cioè, guardate quanti nude pazzeschi! Pazzeschi! Bellissimi, bellissimi. E niente, adesso finisco di bermi il mio caffè. Lui è in bodino con i pantaloncini, perché oggi fa caldissimo. Oggi fa caldissimo! Fa caldissimo! Mua! Mua! Ciao, 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 ciao. Libero, libero, libero di esplorare, sì. Non vedo l'ora di sistemarmi oggi i capelli, mi faccio le unghie, oggi proprio restauro completo, completo. E poi stasera mi alleno, oggi devo fare HIIT.
io mi sono data anche una sistemata rapida. Ho usato come fondotinta questo qua che è leggerissimo di Perricone, che è il No Foundation Foundation. Questo mi piace un sacco, veramente tanto, guardate che sta quasi per finire secondo me. Poi ho usato, le sopracciglia ho usato questo qua che non lo usavo da un sacco, che è la Deep Brow Pomade. Ah, in sottofondo stanno giocando ai Beyblade, qua stanno giocando. E ho usato questa che è una pomade di Anastasia che non usavo da un sacco. Poi invece per gli occhi ho usato la mia palette preferita del momento, io la adoro questa palette, mi piace un sacco, è stupenda, veramente stupenda, e ho usato praticamente solo questo colore e questo colore matte per fare un po' di sfumatura, giusto per dare un pochino di colore, un pochino, giusto basic, con un pennello e basta, sfumato. E poi sulle guance ho usato questo blush stupendo che è di The Balm, questo color pescato che fa subito un po' di vita, un po' di vita. E invece poi come mascara ho usato questo qua di Paola P, che è waterproof, perché siccome dopo mi devo allenare ho usato questo qua che veramente dura come le cannonate. Volevo mettere anche i miei ciuffetti di ciglia finte, perché ormai sono un po' fissata con le ciglia finte a ciuffetti, mi è tornata la fissa. E poi sulle labbra ho messo questo gloss di Elizabeth Arden che è nude, buonissimo, mi piace. Ed è nella colorazione Nude Oasis. Qua, Nude Oasis. Basta, io mi sono già cambiata per allenarmi poi, che devo fare un circuito di HIIT. Ma tra l'altro vi dico anche che martedì sicuramente farò una nuova diretta su Instagram dove ci alleneremo ancora insieme, se vi fa piacere. Sicuramente è mattinata, perché così mi tolgo l'allenamento di mattinata e lo facciamo insieme. Quindi se vi fa piacere tenete d'occhio Instagram, che vi dico poi bene l'orario. Sicuramente martedì, perché ieri ho fatto sondaggio e vi ho chiesto se volevate vedere un allenamento HIIT o un circuito di quelli che faccio di Kyla, e la maggior parte mi avete detto HIIT, quindi faremo martedì anche di picchia. Boom. Si mangiano tre, ne date per lo meno due, dai, mangia. Cos'è questo? Ne vuoi altre? Io avevo la tua bocca, no, è piena. Sebastian, non mi dire le bugie. Avevo preso questi snack per Sebastian, che sono dagli 8 mesi, sono praticamente queste stelline, e se li sta mangiando di gusto, se li sta proprio mangiando bene, e sono naturali, senza conservanti, senza coloranti. Vabbè, guardate. E sono comodi. Dopo mi sono molto buone, sono quasi identichissime ai cereali di Toy, sono identichissime. Identicissime, lo sapevo. Però l'altra volta com'è che ce l'hai fatta? Sto vedendo adesso come funziona sto robo, ma l'altra volta non lo sapevo come funzionava. Sono andata a caso. Ah, vero? Io sai che un giorno ieri ho schiacciato il pulsante per accenderlo, ma non si è acceso. Perché non era collegata alla corrente. Sto vedendo come funziona il robo di Ale. Perché un trapano. Un trapano. Perché ha questi robi. Posso vederli, mamma? Guarda, che belle queste, come quello una pistola. Quello per il naso, forse. Quello per togliere i peli del naso. Non lo voglio mai usare. E l'altra volta li ho usati un po' a caso, e questa volta ero sul sito della Braun per capire un pochino se ci fosse, cioè, ti spiegano, ti dicono... Vedere. Io non guardo bene. Qua. Wow, vedi? Che belli questi. Ti dicono tutti gli accessori, a cosa servono, e i modelli quali... Però, cioè, a parte... Posso leggere, mamma? Aspetta un attimo. Cioè, a parte ti dicono che taglio capelli e bon. Comunque noi ci siamo fatti lo smalto... Smaltino. Anche i maschi se lo mettono, allora. Sì, lo possono mettere tutti. Iniziamo. Non è solo per femmine. No, amore, non te li taglio corti. Cioè, lui li vuole.
qua. Lui li vorrebbe rasati a zero. Fermo. Puoi tirare su questa testa, così. Così. Gira, fa vedere, gira, tira. Ok. Fermo. Avanti. Fermo. Avanti, vero. Non ti faccio niente. Fermo. Sono un po' zelente. Fermo, Riccardo. Non esiste davvero. Vai giù con la testa. No. Mamma, sto per impazzire, sto per... Oh, davvero mi stai tagliando la testa. Fermo che qua deve essere perfetto. No, uccidi a Monica. Aspetta. Va bene, ma uccidi a Monica. Aspetta. Speriamo che non mi voglia tagliare la testa. Cosa? No, mi spezzi. Mia madre non mi taglierebbe mai la testa. Spia, super spia. Date via capelli, date via dal mio edificio, andate via dal mio corpo, capelli maledetti. Ma finito, qualcuno mi ha strappato i peli. Posso buttare? Mai. Aspetta, finì. E voilà! Sono un riccio. Sei un riccio? Aia, cominciamo. I capelli. Abbiamo sfoltito il casco di banane che aveva su. Qui sono andata un po' su, quindi ho tolto un po'. Io sì che ho un casco vero di banane, ce l'ho. Vai, doccia, dentro. Su in doccia. Aia. Quindi se viene male, Massimo rasiamo. Hai la malleva. No, come Massimo rasiamo, amore? Sarei un mostro. Io sono così bassa. Non te ne rendi conto perché sei così bassa. Alta. Ma invece io sono un gigante. Sei tu che sei troppo alto, comunque. Sono un po' teso, amore. La mia macchinetta del potere. Cos'è che tagli? Allora, no, ti sistemo questa roba qua in forme. Te la faccio bella come va adesso di moda, bella regolare. Ok. E poi dietro ti tolgo tutta sta peluria che non ci piace, no, perché è poco fashion. Vorrei non sbagliare con i capelli perché è rasato a zero. Non... mentre richiede allora, il suo sogno. Ma no, sta qui è mia adesso. Eh? Sì, questa è mia. Va bene. Va bene. Allora, guarda, facciamo una bella pulizia qua. Qua, bene. Vabbè, ma fino a qua mi sento abbastanza sereno. Sì. Poi magari dopo li sfoltiamo anche. No, amore. No. Mi vuoi provare a sfoltire? No. Girati. Amore, guarda che io sono... Cioè, non ho mai provato neanche a rasarmi a zero, perché sarei orribile. Mamma, guarda qua, guarda che differenza. Vi faccio vedere, faccio un tutorial. Guardate qua che bello. E guardate qua che peluria. Che peluria. Aspetta, aspetta che non vedo. Tra l'altro io già non amo andare dai parrucchieri, sì. Anche se il mio qua è bravissimo. Però ci andrei tipo due volte all'anno, se per me. Cioè, infatti, lo vediamo. Ma sai che quando mia mamma mi portava da bambino io piangevo tutto il giorno. Vero? Sì, ero fastidiosissimo. Beh, allora, qua direi che abbiamo finito. Ah, che bravo. Zac. Ora ho sentito uno zac sospetto. No, zac a posto. Allora, qui invece facciamo la mamma me la sfoltisci anche prima. Com'è che si fa? Con questa. Sì? Devi mettere 5. Sì? Sì. Allora, inizialmente allora facciamo... Allora, prima facciamo una roba di... Ma quello di precisione. Prima... Allora...
Amore, questi sono quelli di mascolinità. Ma qua non va, io di solito mi taglio via l'intersezione tra baffi, cioè non so se si facciano. Amore, cosa hai fatto? Lo sapevo che la facevi. Porco Giuda, lo sapevo che la facevi. Cos'è sta roba? Sembro Wolverine, sembro. Adesso mi escono gli artigli. No, così è imbarazzante. Guarda lì che cosa mi ha fatto la mano. Mi ha sbagliato la barba qua. Ma tu mi hai detto di tagliare l'intersezione. Ma qua intendevo io qua, questo pezzettino qua. Ma tu mi hai detto di... Non spaventate, me lo faccio di là, va bene? Va bene, portalo di là a vedere i cartoni. Andiamo a questo punto, tagliamo. Ma tutta? Allora, prova a farmelo uguale di qua, vediamo come è. Amore, ma sei serio? Di tendenza? Allora, amore, è vero che siamo in quarantena. Sì, ma che ho fatto? Posso vedere? No. Amore, taglia subito sto. Voglio restare solo con i baffi. Un pizzetto caprone. Ma poi non me li hai... No, no, osti. Perché? Non vanno bene. Amore, sono imbarazzato dalle tue qualità. No, vabbè. Il pizzetto. Io. Facciamo più piccolo. Sì. Ridi, ridi. No, amore, dai, via. Via tutto. Cos'è sta roba? Via. No. Via. Non avevo mai notato di quello di mento peloso. No? No. Dai. Io avessi una roba così. Saresti bellissima. Il pelo peloso. Cioè, c'è proprio tanto pelo. Dai, mi stai male. Sei uno di quei film polizieschi. Il colonnello Tom. No, ma non stai male. Lei è in arresto, signorina. Per aver infranto il mio cuore, amore, ma faccio ridere, faccio. Dai, non stai male! Non stai male, amorino! No! Cioè, se tu mi avessi conosciuto io fossi stato così. Dimmi un attimo! Cioè, facciamo la scena che tu arrivi. Piacere, Alessandro. Wow! Così proprio. Wow! Come è successo veramente, quindi. Ma. Dimmi un bacio, va. Sembra giusto, no? Bella, amore, speriamo che dopo in bagno, per caro, tutto in bagno non mi cadano i baffi. Ma davvero deve stare sotto i baffi? Sì, con i baffi. Sai che la mia mamma ti odierà per questo. Ci odierà. Ciao Laura. Ricky, come sta papà? Bello? Ma lì è stato bruttissimo. Sei una patata con la maschera. La vuoi fare? Scusa, cosa mi sono fatta? Amore, tra l'altro oggi è il 25 aprile, non mi sembra il giorno. Ah, ma poi a metà neanche a... Mamma, guarda sto pelo bianco che esce. Amore, no. Come sto? Benissimo. E adesso abbiamo l'ultimo round. Poi vai a fare.
fare il bagnetto. Poco, taglieteli poco. Poco, poco, poco. Non poco. Fare come con il papà. No, no, pischi poco. Ha pischito solo una spuntatina. Non è molto convinto. Però di tre è più docile. Amore. Amore mio. Amore. Qua, 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 amore. Tac, 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 no, 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 devi andare più veloce, amore. Eccolo qua. Vediamo un po'. Io laterale non mi azzarderei, amore, sui riccioli. E qua almeno. Sì, vabbè, una spuntatina. Una spuntatina, perché sono troppo lunghi. Anche di qua, guarda qua che lungo. Aspetta. Di qua anche, guarda che c'ha questo. Bravo. Guarda qua sto riccio. Povero. No, 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 i suoi ricci bellissimi. Che cacciotto che sei. Ciao amore. A posto o c'è altro da tagliare? Fa vedere. Forse dietro? No, dietro. Guarda questo riccio. Pasticcio. Sì, sei tu. Ehi. Qua? A posto? No, beh, mi sembra. Non hai dato, mi piace. Ah! 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 Coscio, bello, bello, bello. Ciao. Si vendica sui tuoi. E basta, ci siamo tutti tagliati i capelli, manco solo io. Io me li taglio domani. Te li taglio io, ovviamente. No, me li taglio io, con molta attenzione. Adesso questo piccolo va a fare il bagnetto. E anche Ale va a farsi la doccia, che mamma mia l'ho tosato. Hola! Io vi saluto, noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Io adesso vado ad allenarmi, sono piena di peli ovunque, anche sto bagno è tutto pieno di peli, quindi vi saluto, vi mando un super bacio, good night and good luck! E questo vlog ha una parola in codice, per chi fosse arrivato fino a qui, la parola in codice è caprettini tosati, tutti i miei caprettini tosati. Quindi chi fosse arrivato fino a qui a vedere questo family vlog, commentate con la parola in codice caprettini tosati. Ciao.